fermato il tempo, si è fermato in un momento. Si chiama Senza di te, è il titolo della canzone composta da 7 musicisti marchigiani dedicata a questo momento complicato legato alla quarantena all'interno delle proprie abitazioni, dettata dall'impossibilità di non vedersi e di incontrarsi, un auspicio che vuole rallegrare quanto possibile questo periodo surreale, da come ci dice il compositore del brano. I musicisti, protagonisti anche del videoclip musicale interamente autoprodotto, rimanda a una canzone volutamente leggera e serena di genere retro. Chissà, chissà dove sei, non si può vivere lontano da te. Come è nata questa idea di questa canzone? La canzone, diciamo che principalmente era un'idea che avevo avuto con la chitarra in maniera scherzosa, e alla fine niente, ho coinvolto i miei amici così da poterla realizzare, diciamo. Dunque, ovviamente è una canzone frutto appunto di questo periodo di quarantena, e come è stato anche coadiuvarvi da distanza? Ma già il fatto che diciamo che con il mio gruppo abbiamo un'affinità abbastanza particolare, insomma, ci è rimasto facile, anche perché era un po' che non ci vedevamo, quindi volevamo anche sfruttare l'occasione per rivederci e per fare qualcosa insieme, anche se a distanza, diciamo. Quindi anche gli strumenti che sono stati utilizzati ovviamente poi erano tutti sincronizzati nello stesso momento, istante. Sì, cioè diciamo che è stato fatto un montaggio audio, un montaggio video, però insomma diciamo che abbiamo lavorato insieme, quindi diciamo che è un lavoro di squadra ben riuscito. Questo brano in realtà non sia per farmi pubblicità, ma in realtà sia proprio per rallegrare un po' questo momento, che è un po' difficile, soprattutto con il fatto proprio che non si possono vedere le persone care, amici, parenti, insomma, un luogo, un posto, insomma, che ci è caro. Quindi secondo me è molto importante che passi questo messaggio, che questo è solo un periodo che passerà e serve anche a rafforzare un po' diciamo le relazioni umane, ecco, tutto qua. Senza di te, e adesso penso